Carissimi amici dell'Acquario, buongiorno, buongiorno. Allora, non mi sono dimenticata di voi e quindi andiamo a vedere il vostro oroscopo mensile in questo mese di marzo 2024. Oggi è il primo, quindi mi trovo comunque in linea con gli oroscopi. Nel frattempo però vi ricordo di iscrivervi al canale, spuntare la campanellina per rimanere sempre aggiornati. E se avete bisogno di ulteriori informazioni o consulti privati, sotto al video, nella voce descrizione, trovate il mio numero di telefono. Allora, vediamo per voi dell'acquario questo mese di marzo come sarà, sia a livello energetico e anche a livello di fatti, di situazioni che possono accadere. Per il segno dell'acquario, marzo 2024, come sarà a livello energetico? Chiaramente le energie possono anche non rispecchiare i fatti, oppure i fatti viceversa non rispecchiano le energie, oppure entrambi, tutti e due invece possono anche essere allineati. Allora, acquario, marzo 2024, vediamo un po' che cosa ci dicono i nostri tarocchi. Un due di coppe rovesciato, un fante di bastoni rovesciato e un asso di coppe. A fondo mazzo abbiamo un 6 di spade rovesciato. Porca miseria, carissimi amici dell'acquario, cosa c'è qui che non va? Allora, a livello sentimentale abbiamo un due di coppe rovesciato, che parla appunto di un non riuscire a confrontarsi con voi stessi, oppure eventualmente anche nella coppia o con gli altri in linea generica. Quindi ci sono comunque dei disagi, dei litigi, delle incomprensioni, dei disaccordi. Ma questo perché? Perché deve portare a nascere comunque un qualcosa. C'è un'intesa affettiva che viene meno, viene a mancare, quindi una certa gelosia, un conflitto, un qualcosa che può far crollare, quindi un cambiamento dovuto a delle problematiche. Quello che potrebbe essere già accaduto, che ve lo state portando avanti, o un qualcosa che effettivamente può succedere. E con questo fante di bastoni rovesciato c'è proprio in corso, in atto, una delusione. Quindi, in base a un atteggiamento o a una situazione che avete vissuto, c'è un qualcosa che vi va a deludere. Dovete prestare attenzione al vostro atteggiamento troppo arrogante, troppo impulsivo, alle scelte che verranno comunque sia fatte, perché comunque non vi portano poi a niente. Ma se invece riuscite tranquillamente a riflettere e a basarvi sulla situazione, quindi a fare questo cambiamento, a cambiare nella situazione in cui vivete, potete andare verso un asso di coppe, lì dove si cerca comunque di fare andare le cose in un determinato modo. Quindi c'è la possibilità, c'è un buon auspicio che le cose possano cambiare a livello sentimentale nel miglior modo possibile, però c'è un qualcosa che comunque vi delude. Vi delude, ma è anche dovuto a un vostro comportamento, che potrebbe anche semplicemente essere a livello anche lavorativo, non è detto per forza a livello sentimentale. Chiaramente noi andiamo a guardare sempre il cuore, ma potrebbe anche essere con le carte che ci sono, potrebbe anche essere a livello lavorativo. Questo 6 di spade rovesciato a fondo mazzo è proprio che voi non riuscite a superare la difficoltà, non riuscite a controllarvi, non riuscite a guardarvi dentro, non riuscite a cercare di fare introspezione, cercare di capire determinate situazioni e potreste andare verso un blocco emotivo perché? Perché non accettate un certo cambiamento. Una certa riflessione, una certa pazienza da avere in merito a una situazione che chiaramente accade.
Allora, vediamo un po'. Andiamo a chiarire un po' queste carte, vediamo che cosa ci dicono di più. Allora, per il segno dell'acquario in questo mese di marzo 2024, questo 2 di coppe rovesciato, quale altra informazione vuole dare? Qui c'è un tornare a rifare gli stessi errori. Lì dove va tutto bene, lì dove c'è dell'armonia, voi vi andate a impelagare o a infilare sempre nelle stesse situazioni e quindi ritornate, vi andate a impelagare sempre in situazioni stagnanti. E le vostre azioni, il vostro modo di fare chiaramente porta ad avere delle difficoltà. Vediamo invece, bisogna essere un po' più decisi nella vita, un po' più sicuri di se stessi e sapere perfettamente che cosa si vuole. Vediamo questo fante di bastoni rovesciato. Quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario in questo mese di marzo 2024? Ci sono dei dubbi, avete dei dubbi, delle incertezze, c'è una certa situazione altalenante che andrete a vivere, fatta comunque di difficoltà. Dove appunto dovete andare a risolvere comunque delle problematiche. Vi vedo troppo aggressivi per questa situazione. Ecco perché il vostro comportamento aggressivo, turbolento, vi porta chiaramente a un atteggiamento dove ritornate a rifare gli stessi errori. E le carte comunque chiedono più di pugno, più di polso, più essere più decisi, più sicuri di quello che si vuole. Vediamo questo asso di coppe, quale altra informazione vuole dare al segno dell'acquario in questo mese di marzo 2024. Tendete a chiudervi magari in voi stessi, la coppia tende ad avere comunque uno squilibrio, qui c'è la possibilità di un nuovo inizio, di riprendere in mano una certa situazione e ricominciare, ma bisogna appunto risolvere delle problematiche, parlare, mettere dei puntini sulle i, prendere comunque degli accordi, cercare di parlare in merito a una delusione che comunque sia vi è stata data, perché qui sì, mi confermano che c'è comunque un blocco emotivo. Andiamo a vedere che cosa accadrà al segno dell'acquario in questo mese di marzo 2024. Superare delle difficoltà per andare verso un cambiamento positivo, quindi risolvere quelle che sono le problematiche, anche se ci sono delle scelte da fare, anche se c'è una situazione un po' confusionaria, ci sono comunque sia dei dubbi. È vero che voi avete degli impedimenti, dei blocchi, vi sentite impediti o bloccati di fronte comunque a una situazione, ma perché? Perché siete stati delusi, quindi cercate comunque di risolvere determinate problematiche e pensateci bene al da farsi per riportare nella vostra vita comunque un equilibrio, una stabilità. Vediamo quali sono questi impedimenti, che cosa vi impedisce a risolvere questo genere di problematiche che andrete a vivere in questo mese di marzo 2024, voi dell'acquario. Gli impedimenti sono proprio le difficoltà che vanno a intaccare la vostra stabilità. Possono emergere delle novità che vi vanno chiaramente a impedire il risolvere alcuni aspetti della situazione che andrete a vivere, ma ci dovete pensare bene.
Ci dovete pensare bene perché più che superare la difficoltà che si presenta e cercare di vedere il da farsi, una situazione che può comunque sembrare a voi negativa. Vediamo come si concluderà questo mese di marzo 2024 per il segno dell'acquario. C'è una persona che cerca di manipolarvi e che cerca di bloccarvi una determinata situazione, cerca di bloccarvi in una determinata situazione, bloccare voi per quanto vogliate andare avanti, avete voglia di fare, di risolvere. C'è proprio una persona che con il consiglio, con il mettersi in mezzo a una determinata situazione, a una determinata storia, cerca appunto di bloccarvi in questa situazione, una situazione che per voi comunque poi dopo riguarda il vostro futuro, cerca di non farvi fare quei passi. Quindi valutate per questo, cercate di valutare ecco, chi è questa persona che sta al vostro fianco e cercate di capire perché va a bloccarvi una determinata situazione e non permettete agli altri di mettersi in mezzo, almeno che non sia proprio una situazione che si presenta che vi blocca e vi impedisce di risolvere alcune problematiche. Vediamo i nostri angeli e arcangeli quale consiglio danno al segno dell'acquario in questo mese di marzo 2024. Sei di terra, possibili doni in denaro, tempo o lavoro, nuove opportunità di carriera, ricevere un prestito, risoluzione dei propri debiti. Qui ci può essere una problematica, magari anche a livello lavorativo, dove avete bisogno di aiuto, dove avete bisogno chiaramente di sistemare questa situazione, però ci sono anche delle opportunità. Raccogliete queste opportunità, se non è per quanto riguarda l'aspetto lavorativo, ma riguarda magari l'aspetto sentimentale, come abbiamo visto prima, è uguale, la stessa cosa. Quindi c'è un'opportunità che magari si presenta a voi, dovete e vi viene donata, dovete semplicemente coglierla e quindi magari cercare di pensare bene come risolvere questa problematica. Anche per voi, anche perché per voi a fondo mazzo avete la carta del sole, l'arcangelo Uriel, che parla di una felice riuscita, quindi se volete siete vincitori nel riuscire a risolvere delle problematiche, a uscire fuori da questa comunque situazione che magari si può presentare, anche perché avete comunque delle buone idee che vi possono portare verso insomma la strada del successo, dovete soltanto avere fiducia di voi stessi. Questo è quanto, carissimi amici dell'Acquario, per il vostro mese di marzo. Vi ringrazio, noi ci sentiamo insomma più avanti in questi giorni. Vi ricordo di lasciare un like e a presto, vi auguro una buona giornata.